Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Claudio Pluga, dal 3 ottobre, fa parte della nostra parrocchia come curato. Oggi lo spazio dell'editoriale è occupato proprio da Don Claudio, che si presenterà anche attraverso il nostro canale video. Seguirà una pagina sportiva dedicata alla pallavolo, un bel tributo sia al volley femminile che al volley maschile. Non è semplice per me trovare le parole per esprimere qualcosa che riguarda la mia storia, la mia persona. Tuttavia, so che dietro a questa telecamera, a questo strumento di comunicazione sociale, molti di voi, abitanti, credenti delle comunità di Fiesse, di Gottolengo, avrete la possibilità di conoscermi un po' di più, e allora questo sollecita in me il desiderio di esprimere qualcosa che riguarda quello che dicevamo. Ecco, inizio dicendomi che io mi chiamo Don Claudio Pluda, sono originario della parrocchia di Borgo Satollo, che è un paese di circa 10.000 abitanti, a una decina di chilometri a sud della città di Brescia, naturalmente, e questa è la comunità che mi ha generato fondamentalmente grazie ai miei genitori, ancora ringraziando il Signore viventi. Io sono nato in questa comunità, ecco, sono figlio unico, ho un cugino che è come un fratello, cui voglio molto bene, e quindi in questa comunità di Borgo Satollo ho avuto la possibilità di muovere i miei primi passi sia nella vita ma soprattutto anche nella vita di fede. In pratica, dopo cercherò così per sommi capi di accennarvi qualcosa di me e inizio dicendovi che dopo la scuola elementare e media ho avuto diverse esperienze riguardo l'ambito lavorativo. E verso l'età dei 25 anni circa è cominciato però in me, nonostante avessi molti amici, amiche, lavoro, hobby, sport, tuttavia maturato in me il desiderio di cercare di vivere un po' più pienamente la mia vita. E questo probabilmente il Signore, tramite questo desiderio, cominciava a farsi sentire in modo più significativo, e quindi la mia storia, potremmo dire, sicuramente ha a che fare con una storia che prima magari implicitamente, poi sempre più esplicitamente, ho cercato sempre più gradualmente di viverla insieme con il Signore come da una parte una sua chiamata e nello stesso tempo varie risposte. Il Signore ha continuato nella mia vita, prima non così chiaramente, ma poi in modo più significativo, a propormi appelli per seguirlo. E quindi, dicevo, dopo l'età dei 25-26 anni, il Signore ha fatto nascere in me il desiderio di capire come vivere al meglio questa vita, tramite quale forma poter vivere in modo autentico la mia esistenza. E quindi, grazie anche all'aiuto di alcuni sacerdoti, ancora l'attuale mio parroco Don Gino Regonaschi di Borgo Satollo, che svolge il suo servizio sul ministero Borgo Satollo nella mia comunità, e un altro sacerdote, Don Claudio Ballarini, Don Ivan Marcolini, e questi sacerdoti pian piano
hanno colto in me, sono riusciti a cogliere in me questo desiderio che il Signore stava alimentando sempre di più. E grazie a loro mi hanno aiutato a trovare una comunità dove poter fare esperienze di Dio, potremmo dire. Queste esperienze di Dio si sono concretizzate mediante il servizio al bar dell'oratorio, dove incontravo persone, ma nello stesso tempo potevo servire un po' il Signore dedicando un po' del mio tempo. Oppure facendo catechesi ai preadolescenti, ragazzi delle medie, fanciulli e fanciulle, per alcuni anni. Quindi il prepararmi per poi comunicare le cose che riguardavano Dio, questo mi dava una grande gioia. E nello stesso tempo, potremmo dire, cercare di vivere in modo più approfondito la mia vita sacramentale, la mia vita di preghiera, vivere un po' meglio la mia vita all'interno della comunità cristiana, attraverso momenti comuni, condivisi, di vario tipo. E tutto questo, potremmo dire, mi ha condotto, anche tramite la conoscenza di altri sacerdoti, di intraprendere un piccolo itinerario che dopo un anno ha dato come sbocco l'inizio del cammino in seminario. E dopo 8 anni di seminario il Signore mi ha ordinato tramite il Vescovo di Brescia, mi ha ordinato sacerdote, e ho iniziato il mio ministero nella comunità di Pontevico. Pontevico come vicario parrocchiale, e un po' come qui potremmo dire, nell'ambito maggiormente riguardante l'ambito familiare, quindi giovani coppie, battesimi, catechesi agli adulti. E quindi tutto questo pian pianino mi ha portato e sta continuando, potremmo dire, a aiutarmi nell'essere consapevole sempre di più della bellezza di poter fare del bene insieme al Signore e insieme a quelle persone che Egli pone un po' sul nostro cammino. E questo bene si è poi così collocato dopo gli 8 anni di Pontevico, in un anno dove mi è stato chiesto di seguire la comunità di Gardiano e altre piccole comunità sul lago di Garda, e poi il Vescovo mi ha richiamato a Brescia per questo, dove ho trascorso l'anno scorso un po' di tempo in una comunità sacerdotale, dove poter avere tempo per dare gli ultimi esami di quella licenza in diritto canonico che sto portando a conclusione in queste settimane. E tuttavia, ora venendo a noi, ecco, mi sembra che il Signore mi inviti a una cosa particolare in questo tempo, ossia, e mi avvio alla conclusione, trascorrendo in questi giorni del mio trasloco, uscendo un po' in mezzo alla natura che connota in modo molto bello le vostre due comunità di Cottulengo e di Fiesse, quindi ho potuto vedere veramente cose belle, il fiume Gambara, molti campi coltivati in vario modo, piante particolari di molte tipologie diverse, ma anche animali. Ho visto pavoni colorati bellissimi, oppure anche fagiani,
L'altro giorno ne ho incontrati 9 fagiani, e poi qualche coniglietto selvatico. Quindi questo per dire come in questi giorni, in cui ho avuto la possibilità anche di uscire un po' all'aperto, ho potuto sperimentare la bellezza di questo luogo circoscritto da una natura molto bella, ma soprattutto ho potuto incontrare persone desiderose di fare del bene, accogliendomi e mostrandomi un po' della loro disponibilità. E allora io direi, così avviandomi un po' alla conclusione, vi lascio questa immagine, andando con la bicicletta, passando vicino a una chiesetta non molto distante dalle vostre due comunità, ho notato una scritta che diceva sul campanile, sotto l'orologio, diceva: è l'ora di fare il bene. Ecco, mi sembra che questa frase possa bene riassumere il desiderio che il Signore ha su di me. Don Claudio, in questo tempo in cui sei chiamato a servire queste due comunità di Cottolengo e di Fiesse, ecco, è giunta l'ora di fare il bene qui, alle persone, che insieme agli altri sacerdoti, Don Arturo, Don Nicola, Don Lorenzo, Don Osvaldo, sei chiamato in qualche modo a accompagnare. Ecco, allora mi piacerebbe condividere con voi questo desiderio di bene che da anni sta accompagnando la mia vita, e penso che sia proposto principalmente dal Signore. Ecco, chiedo a ciascuno di voi la disponibilità di accoglierci a vicenda e insieme riconoscere il tempo come una opportunità. Il tempo che ci ha dato, penso, ecco, sia per ciascuno di noi, me, naturalmente per me, ma anche per ciascuno di voi, per la vostra comunità, ecco, tempo per fare il bene, tempo per concretizzare i desideri di bene che il Signore pone nel nostro cuore. E attraverso un'altra immagine, non solo il tempo, ma anche il luogo. Il luogo, il creato, potremmo dire, è il luogo dove Dio si fa incontro a ciascuno di noi. San Bonaventura, questo santo filosofo, teologo, ma anche mistico del XIII secolo, diceva che il creato, quindi le creature, minerali, vegetali, animali, ma soprattutto umane, sono, potremmo dire, quella scala dove l'uomo può salire verso Dio tramite le sue creature, e nello stesso tempo è il luogo, il creato, mediante il quale Dio scende. È questa scala dove l'uomo può salire verso Dio e Dio può scendere per farsi incontrare. E allora concludo veramente tramite questa immagine. Ecco, chiediamo allora al Signore che in questo tempo e anche in questo luogo che sono le nostre comunità, riconoscere sempre di più questa grande opportunità che il Signore ci dà per compiere insieme il bene che ha posto nel nostro cuore. E allora con fiducia consegno a voi questo mio desiderio e spero che possa essere condiviso, sapendo che tanto quanto potrà essere condiviso e tanto quanto potrà essere vissuto tramite il donarci e il ricevere del bene, lì avremo la possibilità concreta di fare l'esperienza di Dio, quell'esperienza che mediante il quale il Signore Gesù Cristo desidera donarci una vita piena, una vita autentica, giorno dopo giorno. Autentica intendo
dal punto di vista umano e quindi cristiano. Ecco, chiediamolo al Signore di avere sempre di più la consapevolezza e la disponibilità di progredire insieme verso una vita piena, autenticamente umana e cristiana, insieme in questo tempo e in questo luogo, tramite le nostre comunità, quelle comunità dove il Signore ci ha posto per fare insieme quel bene che Egli desidera e che rende la nostra vita più bella, più buona, più autentica. Vi ringrazio di cuore per il tempo che mi avete donato e spero di incontrare ciascuno di voi personalmente e poter fare veramente insieme, concretamente, il bene, tutto il bene possibile che il Signore permetterà. Grazie e buon proseguimento del tempo che il Signore ci donerà. Buona domenica a ciascuno di voi. Oggi, domenica 3 ottobre, 27esima del tempo ordinario e festa della Beata Vergine Maria del Santo Rosario. All'oratorio alle 15, ora di guardia. In parrocchiale alle 17, Santi Vespri. Alle 18.30, Santa Messa per i defunti Tommaso e Piero Boffelli e Piazza Ferruccio e Mario. Lunedì 4 ottobre, San Francesco d'Assisi. In oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti De Feo Francesco, Tommasoni Margherita e Pino e Zeglioli Neris. Alle 18.30, Santa Messa per i defunti Biazzi d'Osolina, Boldrin Maddalena Luigi e Dosolina Maria. Martedì 5 ottobre, in oratorio alle 8, Santa Messa pro Popolo. Alle 18.30, Santa Messa per i defunti Sergio, Nello e Rosa, Lorenzo, Angelo e Giulia e Tribuni Maria. Presso la Santella del Buon Consiglio, alle 20, c'è il Santo Rosario. Alle 20.30 c'è l'adorazione eucaristica per tutti i sacerdoti e i consacrati. Mercoledì 6 ottobre, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Emiro e famiglia Piatti Girolamo, in casa di riposo. Domenica 3 ottobre, festa della Madonna del Rosario. Alle 10, Santa Messa solenne con accoglienza di Don Claudio Cluda, nuovo curato e mandato ai catechisti. Segue la processione mariana seguendo il percorso tradizionale. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, presso il portico dell'oratorio San Luigi Gonzaga, ci saranno le iscrizioni al catechismo per l'anno 2021-2022, dal primo fino al sesto anno. Sursum corda, rassegna di musica, liturgia e cultura, Vox Silva Ensemble. Ore 17, Vespri Madonna del Rosario. Ore 18.30, Santa Messa Madonna del Rosario. Musiche di padre Davide da Bergamo, per soli, coro ed organo, diretto da Federico Perù. Le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Gottolengo e di San Lorenzo in Chiesse organizzano per il 13 e 14 novembre, in occasione del 70° compleanno del nostro parroco Don Arturo, una gita parrocchiale nelle Langhe, con Santa Messa di ringraziamento. Quanti siamo? Dove abitiamo? Qual è il comune più grande o quello più giovane? Quanti sono i laureati? Come ci muoviamo? Sono solo alcune delle informazioni che il censimento permanente della popolazione delle abitazioni, in corso dal mese di ottobre, fornisce. Censimento che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale e che coinvolge solo un campione selezionato di famiglie. Grazie all'integrazione dei dati raccolti dal censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l'Istat sarà in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell'intera popolazione. Ma chi partecipa al censimento? Solo le famiglie che fanno parte del campione statistico. E come partecipare al censimento? Hai ricevuto una lettera nominativa dall'Istat che ti invita a partecipare al censimento? Compila al più presto il questionario online, dal 4 ottobre al 13 dicembre, accedendo con le credenziali presenti nella lettera. La tua famiglia fa parte del campione statistico che dovrà rispondere in autonomia al censimento.
Hai trovato nel tuo portone una locandina che annuncia il censimento e la visita di un rilevatore? Hai ricevuto una lettera informativa dall'Istat? Accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal comune, che potrà fornirti spiegazioni sul censimento, farti un'intervista per compilare insieme il questionario online o indicarti un centro comunale di rilevazione dove andare per ricevere l'intervista da parte di un operatore. La tua famiglia rientra nel campione che partecipa al censimento 2021 con il supporto di un rilevatore dal 4 ottobre al 18 novembre. Aderire è un obbligo di legge e la violazione prevede una sanzione. I rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento presenti sul nostro territorio sono 5: Benedetti Cristin, Cuiuli Giada, Fanconi Donatella, Rossetti Nicoletta e Turrini Leana. Nessun'altra persona, oltre a quelle indicate, è stata autorizzata dal Comune. L'ufficio anagrafe è a disposizione dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 11 e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Telefono 030 95 187 12 oppure 030 95 187 34. E con questo è tutto. Vi lascio la registrazione del Consiglio Comunale. Ok. Allora, il Consiglio Comunale si svolge nettuna approvazione del verbale seduta precedente, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020, documento unico di programmazione periodo dal 22-24 e discussione e conseguente deliberazione. Autorizzazione all'acquisto immobile da destinare a ampliamento ai servizi culturali, modifica regolamento dei servizi socio-assistenziali, esame approvazione piano diritto allo studio e variazione del bilancio di previsione. È arrivata. Buonasera. 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 Ciao. 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 Facciamo l'appello. Ciao. 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 Siamo tutti. Allora, con l'appello, Massa presente da remoto, Preretti qui con noi, Dancelli assente, giustificato, Formani presente, Mizzani presente, Videlli presente, Bodini presente, Alberini Di Blasio presente, Gazza presente, Zanon presente. Bravo. Presente. E Capello. Presente. Grazie. Iniziamo con la lettura e approvazione dei verbali seduta precedente, che siete numeri dalla 36 alla 41, che siete tenuti al 31-7. Chi vota a favore? Grazie. Ok. Approvazione del bilancio del consolidato d'esercizio 2020. Qui do la parola alla dottoressa Daniela Semenzi, che parlerà sia del punto 2, del punto 3 e del punto 7. Prego. Le facciamo grazie la trattazione, se concertate in modo congiunto, del punto 1, 2, 7 per poi votare singolarmente. Ok. Il sindaco preciso che era Tonira la Semenzi, non è dottoressa. Vi ho dato il titolo stasera, grazie. Io mi farei operare. Io aumento di stipendio dopo. Ma io glielo darei volentieri. Per sbaglio. Prego. Il bilancio consolidato, un adempimento da fare entro il 30 di settembre. Praticamente lo stato patrimoniale attivo e passivo, il conto economico va rivisto, che avevamo già approvato in sede di rendiconto, va rivisto inserendo anche per quota, per pro quota, in base alla percentuale di partecipazione di alcune aziende partecipate del comune, che presentano alcune caratteristiche, sono solo due, Garda 1 e l'ambito 9, quindi in percentuale rispetto alle quote che abbiamo viene rivisto lo stato patrimoniale e il conto economico, rideterminandolo in questi valori.
Il risultato economico meno 423.166,37 e il patrimonio netto dell'ente 9.543.542,10. Quindi c'è una differenza rispetto a quanto avevamo approvato con rendiconto 2020 di 104.534,41, che è proprio dovuto al discorso di aver inglobato nei nostri conti anche i conti delle due partecipate. Questo è un po' il sunto del consolidato. Quindi non abbiamo più la COGES. La COGES e la SIAB ce le abbiamo ancora, ma non hanno i requisiti per essere consolidate. Okay, e quindi non vengono considerate. Ok. Non hanno i requisiti. Sì, perché devono rispettare una serie di cose. Non hanno i requisiti patrimoniali. Domande, questioni su questo? Ok, andiamo in votazione. Chi vota a favore? Chi si astiene? Immediata esecutività? Immediata esecutività, chi vota a favore? Chi si astiene? Ok, passiamo al punto 3. Documento unico di programmazione. Prego ancora la parola Brassensi. Il DUP è il DUP 22-24, è una prima approvazione in vista poi dell'approvazione definitiva in sede di approvazione del bilancio, che verrà chiamato nota di aggiornamento, e quindi quando approveremo il bilancio di previsione verrà riapprovato e riaggiornato in base a tutte le nuove alle nuove linee che ci saranno, perché comunque in questa fase non abbiamo ancora né il piano triennale delle opere del 22-24, né il piano delle allenazioni, né il piano della programmazione del personale. Quindi in questa fase non si fa altro che abbozzarlo, consolidando i dati del 2021, e per i dati come dati del 2022-2023 si prendono i dati che avevamo già approvato col bilancio 21-23, aggiornato con tutte le variazioni che sono state fatte successivamente, e per il 24 come annualità viene considerato solo le spese correnti, inserendole pari al 2023, e a livello di opere, di programmazione delle opere, non viene inserito nulla, appunto perché non c'è ancora il programma triennale delle opere. In sede di approvazione del bilancio ci sarà l'aggiornamento e si inserirà tutto quello che nel frattempo verrà poi deliberato dalla Giunta e dal Consiglio di Sicurezza. E quindi... Ma c'era una scadenza? C'è la scadenza, che è il 30 di settembre. Sì. Il 30 di settembre non era il 31 di novembre? L'anno scorso è stato prorogato per la questione del Covid, però di per sé la scadenza è il 30 di settembre. Ok. Domande? Sì, se posso aggiungere? Prego. Semplicemente per dire che poi ne parleremo in sessione di bilancio, che quest'anno ci impegniamo a fare il 31-12, è importante sottolineare, come già nel DUP, il tema del PNRR e tutte le questioni riguardanti il 5455, quindi tutto il tema riguardante la transizione energetica ed ecologica, sono tematiche recepite e sulla quale l'amministrazione ha già impostato la strategia e la ipotesi che il DUP recepisce. Quindi già in questa sede la proviamo con questi due pilastri, la transizione energetica e il piano nazionale di sistema di resilienza, e catalizziamo l'interno del documento. Non possiamo poi restare differenti rispetto anche alle tematiche affrontate in questi giorni nelle assise legate al New for Climate, per la quale quindi traduciamo anche questa sensibilità all'interno delle strategie che l'amministrazione pone al centro del dibattito e della strategia. Grazie. Okay. Andiamo in votazione. Chi vota a favore? Chi si astiene? Anche per esso immediata esecutività. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Autorizzazione all'acquisto dell'immobile. Do la parola. Facciamo il 7, va bene. Vogliamo fare prima il settimo? Sì, dopo lo
votiamo di conseguenza. Che è no, 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 lo facciamo subito e lo votiamo. Ok, facciamo, okay. Facciamo la variazione al bilancio allora. Punto 7. Si sembra per contenere i conti della Cemenzi, così poi una che deve contenere i tuoi costi. Ah, come sì, vabbè, straordinaria. Non sei io la straordinaria, così poi la mandano a casa. Vuole Lugana stasera. Allora, variazione di bilancio e contestuale modifica del programma triennale delle opere 21-23 e anche modifica al piano delle alienazioni 21-23. Allora, la modifica principale di per sé della variazione sta nella comunicazione del finanziamento statale dei 2.450.000 a valere però sull'anno 2022. Quindi noi queste opere con il relativo finanziamento le avevamo già previste nel bilancio 2021. In realtà in un primo finanziamento non siamo rientrati, siamo risultati ammessi ma non finanziati, poi successivamente c'è arrivata un'ulteriore comunicazione che avevano, la graduatoria era stata ripresa in mano per disponibilità ulteriore di fondi, sì. E quindi ci hanno rifinanziato però non sull'anno 21 ma sull'anno 22 e quindi ho spostato praticamente sia l'entrata che le opere dal bilancio dall'annualità 21 sull'annualità 22 e questa è il movimento diciamo principale. Poi ho preso occasione per fare anche altre ulteriori variazioni che gli uffici hanno chiesto e qualche altro contributo che nel frattempo è stato comunicato, come ad esempio l'acquisto di libri per la biblioteca per circa 9.200 euro, quindi ho messo sia l'entrata che l'uscita, il discorso della misura urgente di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie, che avevano già anticipato come importo il contributo che è di 36.308, ma che dovevamo trovare ancora una destinazione, quindi in una precedente variazione avevamo applicato solo per circa 4.000 euro. In questa fase li applichiamo tutti, mi inserisco sia l'entrata che l'uscita in modo tale che possano essere utilizzate sia per l'acquisto di buoni alimentari che per il sostegno alle famiglie, per il pagamento di bollette, affitti. E poi qualche altra variazione che riguarda manutenzioni e riparazioni di attrezzi oppure manutenzioni di immobili. Sì, abbiamo avuto il tagliaerba, sì. Abbiamo avuto la trazzalina. Esatto, prego chiedere. Ma nella deliberazione del Consiglio Comunale, questo del 28.04 e anche quella precedente del 20.03, c'era dentro quel progetto del centro funzionale. Centro polifunzionale. Sì. Adesso che non è stato poi approvato. C'è ancora. È rimasto dentro. Cioè sia l'entrata che l'uscita, però nel momento in cui non si realizza l'entrata perché non c'è il finanziamento, non si realizza neppure la spesa. Quindi toglierlo, lasciarlo è indifferente, nel senso che è rimasto dentro. Sì. È dentro, esiste, sì. Ma nel momento in cui ci sarà quando ci sarà la copertura finanziaria. Che potrebbe avere, sì, sì, c'è la possibilità di entrare in lista a di fede nel caso in cui ci sia la comunicazione del finanziamento lo abbiamo già inserito, se non c'è quando approviamo il prossimo bilancio decade insomma. Di conseguenza poi è stato variato il programma triennale dei lavori delle opere ed è stato anche variato il piano delle alienazioni. Ecco, quello lo spieghi per cortesia. Il piano delle nazioni è stato variato per dare copertura finanziaria alla possibile acquisto del palazzo di fianco alla biblioteca, che è il punto successivo. Sì, no, ma quello cioè, della... Non capì. No, adesso non l'avevo capito bene. No, ma non c'è. Me la dice dopo, ti ha detto. Se vuoi te lo spiego adesso. Lo spieghi subito, magari. Allora,
si è inserito nel piano delle Nazioni quest'area pubblica che c'è in via Cerreto, che è valorizzata per un valore di circa 30.000 euro. Scusa, ti faccio una domanda. L'abbiamo già approvata. Che quella l'abbiamo già approvata, però. Come delineazione, sì, però una destinazione. Certo che l'abbiamo approvata. Certo. Ed era tutta intera, vedeva tutta intera, però. Sì, adesso possiamo venderla anche frazionata, però è la copertura finanziaria che dà la possibilità di poter acquistare. Certo. Perché è stato cambiato il piano di delineazione? Prima quest'area, il risultato della vendita, aveva una destinazione. Oggi ne ha un'altra. E quindi ecco perché si deve fare variazione di bilancio e variazione del piano delle alimentazioni. Perché? Perché poi bisogna che ci sia la corrispondenza tra la previsione di entrata e la previsione della spesa. Che non ci sarebbe stata se non c'era. Quindi è una necessità tecnica. Tecnica. Ma la, cioè, ma la domanda non cambia il risultato. Non cambia, si faceva perché si realizzano due soldini e quelli non fanno mai male. Soprattutto non accendono costi in termini di manutenzione perché poi non è pubblico, ma se lo frazioni allora, non rischi di aumentare i costi del pezzettino che ti rimane in carico? No, il frazionamento è il carico dell'acquirente. Il frazionamento è per renderlo più appetibile. All'inizio si era pensato di venderlo in blocco, solo che si è trovato per ora di venderne due terzi. L'un terzo arriverà all'acquirente, però la vendita in toto di tutto ci dà la copertura finanziaria per... Naturalmente prima di acquistare quell'immobile lì dobbiamo avere la copertura finanziaria totale, cioè se ne vediamo due terzi. Perché noi avevamo approvato quella linea del blocco, però. Esatto. Sì, non cambia niente. Non cambia? No. No, se viene frazionato non è comodo, diciamo, allora, avere un pezzo pubblico, un pezzo privato. Sì. E chi allora, cura quel verde lì pubblico? Sicuramente andrà venduto, solo che ci sono due acquirenti che sono, come dire, hanno fretta di iniziare a costruire, sì. Allora lo si vende. Non costruire, non possono costruire lì sopra. Costruire la loro casa. Ah, sì, perché? Sì, perché per iniziare a costruire devono spostare il fosso. Allora c'è il passaggio, insomma, è un po' complicato. Anche tanto Ok. Andiamo ogni casa ha il suo pezzo. Sì, lì sono tre proprietà di tre case. Sono tre fronti. Tre fronti. E uno non ha fretta di costruire, tu dici intanto di mangiare. Uno ci sta pensando, gli altri due vogliono già iniziare e sono stanno cercando di trovare il modo di far iniziare a costruire con gli altri. Con due non abbiamo risorse sufficienti per fare la cosa. No. E se quello alla fine non lo acquista? Fare un'altra variazione di bilancio, prima vediamo di riuscire a vendere. Sì. Confidiamo nella buona sorte. Siamo fortunati. Se costruiscono entrano gli oneri, però. Se costruiscono entrano gli oneri. Allora entrando gli oneri, quindi possiamo andare a fare copertura che manca per l'altro pezzetto. Esatto. Assolutamente sì. Va bene. Va bene. Andiamo in votazione del punto 7, variazione di bilancio. Chi vota a favore? Sì. Chi si astiene? Anche per esso immediata esecutività. Chi vota a favore? No. Chi si astiene? Grazie. Punto 4, autorizzazione all'acquisto dell'immobile. Do la parola a Andrea. Sì, allora come avevo anticipato, come sapete è entrato sul mercato immobiliare questa proprietà. Buonasera, arrivederci. Ciao, grazie. Questa proprietà delle sorelle. Ciao, ciao. No. La Schumacher non l'ho vista. E adesso a sinistra. È lato passeggero. Veniamo a noi. Allora, come sapete è entrato sul mercato questo immobile di proprietà del sorelle Trivellini e sono intenzionato a vendere da un po' di tempo a questa parte, quindi come amministrazione abbiamo fatto la scelta di trovare il modo di poterlo acquistare per insomma, un sacco di opportunità future, in primis questi continui bandi che stanno iniziando a uscire col PNRR, di poter avere l'immobile a disposizione per poter centrare l'obiettivo di partecipare a un bando futuro.
Quindi, come prima mossa, noi abbiamo fatto una formalizzazione dell'avvio del procedimento in merito all'eventuale acquisto dell'immobile da destinare all'ampliamento di servizi culturali del Comune di Corendo. Ed è stato fatto a luglio, dove la Giunta ha dato mandato di poter di potersi interessare a questo immobile. Il 22 luglio l'ufficio tecnico ha fatto l'avviso esplorativo di interesse per eventuale acquisto di immobile da destinare all'ampliamento, quindi una sorta di mini bando, come per dire chi volesse partecipare può dare la disponibilità. Le sorelle Trivellini hanno partecipato e hanno dato questa disponibilità di poter vendere questo immobile. Noi abbiamo l'opzione di acquisto che dura fino al 31 marzo 2022, è stato valorizzato a 34.000 euro e abbiamo mandato l'ufficio tecnico di poterlo acquistare per un valore di 30.000 euro e anche la possibilità di ricercare dei bandi ai quali partecipare con questo immobile per poter ampliare la biblioteca o e soprattutto per il discorso anche dell'archivio. Cioè, insomma, non si sa ancora bene qualcosa. Cosa la possibilità di creare l'archivio sulla nostra testa. Quindi non è il museo che si sposta da. Lo spostiamo dal castello? Chi? Ma anche la possibilità di spostare il museo. No, no. Andrea? Sì. Non ti sentiamo già. Le considerazioni che ha fatto il al di là delle considerazioni presuntive che ha fatto l'assessore al patrimonio. Sentite? Sì, sì, sì. Sentite? Vai via. La considerazione che ha fatto l'assessore al patrimonio circa l'opportunità di attrarre alla fronte del fatto che entriamo la disponibilità di un sito rilevante all'interno del centro abitato è una specificità dell'immobile che è data dalla prossimità con la biblioteca e della manifesta necessità da parte del Comune di Ottolengo di trovare una soluzione per l'archivio storico. Quindi posto che sarà oggetto di dibattito e affronteremo con la redazione del bilancio del 2021 il piano altrettanto al correlato delle valorizzazioni immobiliari, non è oggetto principale questa discussione, ma chiaramente lo poniamo come corollario affrontando il tema appunto della discussione. Il tema principale è che si è voluto sottrarre dal mercato immobiliare, pertanto da un'attività tra virgolette speculativa dal punto di vista edilizio, che vedeva anche l'interesse da parte di alcuni soggetti circa di proporre numerosi appartamenti a prezzi calmierati, e questo rischiava di creare comunque anche all'interno del centro storico un immobile non certo di pregio, ma una qualsivoglia forma anche di ghettizzazione. Ma altrettanto importante l'opportunità che ha avuto l'amministrazione di riempire di contenuti un sito che è proprio nel pieno centro, innanzi alla chiesa di San Lorenzo, ma soprattutto nella disponibilità e prossimità della biblioteca. Quindi, a noi, inteso come tutto il Consiglio Comunale, pensare a quali possono essere progettualità, valorizzazione di archivio, valorizzazione di reperti, stipaggio di documenti. Quindi, insomma, non c'è un'idea ben definita, ma ci sono un parterre di opportunità che grazie ai fondi vogliamo tenere aperte. Comunque l'ambito principale è quello legato alla cultura e al fabbisogno degli uffici amministrativi. Costa poco. Il prezzo è molto appetibile. Ma quando ha fatto l'avviso esplorativo, il bando, già aveva in mente questo complesso, questo sito, perché sì, per allora, fare un'offerta così. Sì, il bando piccola, era, nel senso che il bando cosa prevedeva? Il bando cosa prevedeva? Che tutti i proprietari di immobili a Ottolengo potevano dare la possibilità al comune di manifestare il loro interesse a poter vendere per questa opportunità. E loro sono stati gli unici a dare
Ma tutta la palazzina? Tutta la palazzina. Ci sono tre piani o due piani? Quattro. Ogni piano quindi è un po' poco. Un 60. Sono piccoli esattamente, perché è stretto. Molto stretto. Ma può essere utile, perché magari è utile per quello. Pensando che so l'archivio. Allora, diciamo che la posizione strategica lo rende comunque appetibile. Dopo insomma si troverà la soluzione migliore in base anche ai bandi che usciranno e alle decisioni che si faranno all'interno dell'amministrazione. Però essendo in piazza, essendo in parte alla biblioteca di fronte a San Lorenzo. Già tutto vuoto, già tutto libero, tutto libero. Sarà conto far vedere. Sì, certo, aspettano. Sì, dopo ci sarà un progetto, quindi saranno poi i tecnici che valuteranno il discorso di come. Bene, usato sto il piede perché ho un po'. Prego. No, perché non vorrei. Altre domande? No. Nulla? Andiamo in votazione, adesso abbiamo perso il sindaco. Ecco. Andiamo in votazione. Ok? E chi vota a favore? Per il punto 5, 4. Chi si astiene? Nessuno? Uno. Solamente io. Anche questo è immediata esecutività. Chi vota a favore? Chi si astiene? Punto 5 e 6. E 6, che li facciamo insieme, ne abbiamo già discusso. Ne avete già discusso? Sabato e 16. Modifica il regolamento dei servizi socioassistenziali e l'esame e approvazione del piano diritto allo studio. Do la parola all'assessore Mizzani. Innanzitutto ringrazio i membri della commissione che sabato hanno accolto con pazienza le spiegazioni, perché è fatto dal piano di diritto allo studio, che come ogni piano di diritto allo studio è un punto di sintesi per tutto quello che si può offrire al mondo della scuola e oltre a tutto quello che già ci siamo detti, mi preme sottolineare il clima di grande collaborazione che c'è stato con la direzione didattica e quest'anno anche con l'oratorio, che abbiamo dovuto coinvolgere per reperire un'aula apposita per la ripresa del servizio a mensa. Non siamo ancora a quel piano di diritto allo studio in totale normalità e tranquillità pre-Covid, ma è decisamente un passo in avanti rispetto a quello dello scorso anno, dove erano molti di più gli interrogativi che le certezze. Quindi il piano recepisce soprattutto il cambio di orario con la ripresa dei pomeriggi e la contestuale ripresa del servizio mensa della primaria e l'implementazione dei servizi specifici per l'infanzia statale. Vuoi il prescuola, vuoi lo scuolabus e l'accoglienza, e quindi sono stati tutti inseriti. Questo è il piano di diritto allo studio. Per il regolamento scolastico è stato fatto un lavoro di sintesi frutto di tutto quello che è successo di conseguenza al Covid, che è stato anche motivo per cercare di specificare meglio, in modo che chiunque venga abbia in mano un documento molto chiaro per gestire qualsiasi evenienza, o perlomeno la maggioranza delle evenienze possibili che si possono verificare in un ambiente, e in un ambiente molto complesso, qual è quello scolastico, in modo che ci sia uno strumento veramente agile. È stato infatti soprattutto concepito per articoli e singoli commi, in modo che i singoli commi di fatto sono le risposte agli interrogativi che sono arrivate in questi anni, in questo periodo molto particolare, in modo che anche la segreteria stessa abbia la possibilità in tempo reale di dare risposte concrete e effettive. Questo è, come si suol dire, è un punto di partenza. Io mi auguro il più completo possibile, però è sicuramente un ottimo risultato anche grazie al lavoro della segreteria, che ha raccolto un po' tutte le istanze e abbiamo deciso di inserirle in modo il più chiaro possibile nelle regolamentazioni. Tutto quello che doveva essere stato fatto già un anno e mezzo fa, che non ci siamo fidati a fare perché col Covid era impensabile cristallizzare delle regole, perché c'erano tutte le norme nazionali
che ci sopravanzavano, adesso che abbiamo avuto la possibilità di mettere dei paletti nostri, abbiamo pensato bene di farlo, e quindi questi due documenti sono il frutto finale di questo lungo percorso di analisi, di sintesi, di relazione e di collaborazione con tutti gli attori protagonisti del mondo scuola. Ok, ci sono delle domande? No, diciamo che l'ha presentato bene l'assessore Mizzani, sempre ordinato e completo nella sua capacità, nelle sue abitudini. L'abbiamo analizzato insieme, l'abbiamo condiviso. In effetti sono due documenti che erano importanti, perché la scuola di Bottonello è cambiata. Cioè, se pensiamo a qualche anno fa, come c'era, allora la scuola, per esempio la scuola Caprettini, la scuola paritaria, adesso sta andando verso una forma di autonomia che doveva risultare comunque nei documenti. Poi si è stata aperta la scuola della infanzia pubblica statale, che accede poi ai servizi del comune, l'accoglienza, il trasporto, la mensa. Quindi c'è, ha preso piede, è entrata proprio a regime adesso con una sezione, poi ne verranno due. È una scuola che cambia, ma anche la scuola dell'obbligo è cambiata, perché purtroppo vediamo che le iscrizioni, non tanto nella scuola elementare, nella scuola primaria, ma nella secondaria, sono diminuite. Adesso, sinceramente, ogni tanto noi ce lo chiediamo il perché, potremmo anche affrontare un po' di più il discorso. Comunque anche lì si sono creati degli spazi nuovi, delle cose nuove, quindi sicuramente questi due documenti vanno a fare la fotografia, entrano in una situazione che è diversa. Del piano del diritto allo studio voglio solo dire una cosa, che spicca molto quello che è il servizio per l'assistenza all'autonomia scolastica. È il servizio che diciamo assorbe il maggior contributo. Fortunatamente c'è stato l'aiuto da parte della regione di 25.000 euro, altrimenti avrebbe sballato molto anche il costo totale. Questo comunque documenta come l'amministrazione comunale è attenta agli scolari, agli studenti più in difficoltà, perché comunque è un'assistenza che fa dalla materna fino alla scuola superiore. Quanti sono i ragazzi che vengono serviti? Sono 17 in tutto. 17 sono i nostri ragazzi, quindi vengono aiutati dall'amministrazione, e diciamo questa è una cosa molto positiva. Noi naturalmente votiamo in modo favorevole a tutti i due documenti. Grazie mille, andiamo in votazione prima della modifica del regolamento per i servizi socioassistenziali. Chi vota a favore? Anche per esso immediata esecutività? Giusto? Andiamo in votazione per l'esame e approvazione del piano diritto allo studio. Chi vota a favore? E immediata esecutività? Chi vota a favore? Grazie mille. Si conclude il consiglio comunale, se c'è qualche comunicazione da parte dei consiglieri, assessori vari? No. Io sono arrivato in piazza. Adesso fai la giunta. Abbiamo assetato. No, abbiamo la giunta. Prima. No, volevo comunicare, esatto, per la giunta. Domenica ci sarà l'ingresso del nuovo sacerdote che ricorderà la zona. Parteciperemo in delegazione ristretta a dare questo benvenuto, e vi aggiorneremo poi per tutti quelli che sono le iniziative del mese di ottobre. Ci teniamo semplicemente ad avvertire rispetto a questo fatto per il quale grazie. Grazie Giacomo. Non riguarda il consiglio comunale, prima avevo chiesto all'assessore Treretti
quando verrà inaugurata la centralina idroelettrica. Ne parlavamo appunto sabato mattina. Perché me lo chiedono gli amici intorno, dico, ma... Ha detto che già in funzione, è vero. Che sia già in funzione, sì. Che sia già in funzione. Io invece non passo, però loro... No, la figlia che faccio sempre... Vado prego, adesso prima che mi scappo. Ok, comunque la buonasera signora. Vogliamo fare un'inaugurazione fatta bene con la presenza delle scuole. Allora, se qualcuno chiede per quella pianta che è caduta ancora quest'estate, finalmente sono andati a vedere, aspettano di togliere soie e varie cose. Poi anche questo mi hanno chiesto, c'è ancora l'albero. C'è un salice che è caduto dalla sponda, diciamo, sinistra verso sulla sponda destra, è abbastanza grosso, sono andato a vedere in questi giorni, dovrebbero fare l'intervento dopo che ha raccolto le soie. Ma quindi è in funzione? E l'inaugurazione la stanno organizzando nel modo migliore, la proprietà. Quanti kilowatt fa? E dunque lì è sotto i 100 kilowatt. 99 sotto i 100 kilowattora. Tu sai quanto è costata? Allora, non ho il preventivo, però è un impianto che costerà sicuramente fra i 100 e i 200 mila euro. Non saprei, io sinceramente no. Possiamo sapere quello di Bologna che è molto più grande, se ti quello di Bologna che fa tutti i documenti. Più di 200 kg quello. Avevamo parlato di più di mezzo milione di euro, però è tutto un altro impianto completamente diverso. E lì devono fermare anche l'acqua, no? E mica si lamentino quelli. Lì non fermano l'acqua. C'è un'elica. Sì, non fermano l'acqua viene turbinata e viene lasciata andare, non ne ferma neanche un goccio. Ci sarà. Loro hanno questa chiarica e hanno l'autorizzazione di invaso fino a non so che altezza, comunque è un'altezza stabilita dalla provincia, nel periodo di funzionamento. Quindi loro alzano quel po' di livello del fiume per poter turbinare l'acqua. Durante la stagione irrigua non possono utilizzarla. Ecco, infatti... Anche perché non c'è un'estate piovosa e c'è il fiume pieno fino all'aprile, no? Da settembre-ottobre. Cioè loro nella gerarchia dell'utilizzo dell'acqua, prima c'è il deflusso minimo vitale per i pesci, poi c'è l'uso irriguo, sì. Se ce n'è di più possono far correre. Cosa è il primo? Il flusso minimo vitale per i pesci. Ah, difatti, prima la natura. Difatti, sì, se l'agricoltura. Se venite all'inaugurazione vi farò vedere, sì. Lì c'è la scala di risalita dei pesci. Scaletta di risalita dei pesci. Sono obbligati a farlo per fra la paratoia e la vite senza fine c'è la scala di risalita pesci. Ci sono delle priorità. Comunque non avrebbero comunque l'acqua perché viene invasata, viene tagliata l'albatama, quindi viene girata sulla scaramuzzina che poi va fuori sotto di loro. Quindi non possono avere l'acqua loro d'estate. Per forza, strada. Infatti me l'hanno detto. No, loro l'acqua non la vanno mai. Se fosse un'orata piovosa e c'è dentro un mito d'acqua della gamba, loro sì, loro possono. Quanto lì anzi, aumenta il livello leggermente qui a monte, pian pianino tende ad aumentare. Con questa paratia pian piano sale, mi sembra che arrivi fino ai 7-8 cm di aumento del livello qui in alto. Invece in mondato. Adesso vanno coinvolte le scuole per l'inaugurazione.